Eh sì, allora Barbara, rimaniamo nell'ambito artistico, però ti devo cedere il posto. Sì, con grande piacere prenderò il tuo posto per intervistare, Un un amico. amico di pomeriggio, un grande amico di pomeriggio, un grande appassionato di musica. A proposito di musica, Quincy Jones, anche lui comunque jazzista, eccetera. Ecco il nostro Lino Volpe. E non vedo l'ora di parlare con lui. Cari amici di pomeriggio, eccoci ancora con un incontro speciale, questa volta in collegamento con noi, con me. C'è un amico di pomeriggio, un amico che abbiamo imparato a conoscere, ad apprezzare, ad amare moltissimo per i suoi contenuti sempre interessanti, sempre così profondi, strutturati. Lino Volpe con Volpe alla caccia ci delizia ogni settimana. Ciao Lino. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a voi. Allora, Lino, insomma, intanto fammi fare una presentazione come si deve, perché oltre a essere un amico di pomeriggio, insomma, davanti abbiamo proprio un signore che di musica ne sa tanto, tanto che tra l'altro ho scoperto che insegna anche musica, media e tecnologia al Conservatorio di Benevento, quindi insomma. Poi, chiaramente, lo sappiamo, autore e attore teatrale e anche ricercatore musicale. Ci hai abituato con Volpe alla caccia a queste tue ricerche importanti in ambito musicale. Sei poi un appassionato di tutta la musica, però il jazz è il tuo amore. Sì, no, il jazz è una malattia fortemente contagiosa della quale sono affetto oramai da un bel po' di anni e naturalmente rientra sia nei miei lavori a teatro che nelle cose che poi facciamo in televisione, naturalmente. Perché tu, ecco, fai un po' la spola tra la TV e il teatro, hai in piedi, tra l'altro hai proprio, stai costruendo un progetto molto interessante, un progetto cross-mediale che prende vita, insomma, sia sul palco, ma poi anche in TV, e poi c'è un libro, ce ne parli? Allora, si chiama Jazz Story, le avventure di Tony Monte. Veramente nel corso di tanti anni, di decenni, avevo sempre voglia di raccontare storie sul jazz, ma come mettere le mani, come poter aggiungere qualcosa? Beh, da un punto di vista, diciamo, della ricerca storiografico, c'è pochissimo da aggiungere. Io consiglio sempre agli appassionati, ai giovani, a chi vuole informarsi sul jazz di leggere i libri di Enrico Polillo, di Giancarlo Roncaglia, di Joachim Ernest Behrendt. Questi, insomma, sono gli autori sui quali sicuramente mi sono formato. Però poi c'è un elemento, ecco, questi sono libri tecnici o per appassionati di storia del jazz. E io nel corso veramente nel corso della mia vita ho cercato, sto cercando, e forse ho trovato il modo di raccontare una storia del jazz che possa appassionare non solo chi è già esperto o malato come me e tanti altri, ma chi si avvicina a questa musica anche con un pizzico di difficoltà, perché il jazz inevitabilmente, per chi non la conosce, come la musica classica o la lirica, è una musica che spaventa. Invece, se piano piano ci si avvicina a questa musica, insomma, ci si accorge che ci sono storie di uomini, di persone molto, molto, molto interessanti e anche profondamente avventurose. Ecco che scrivo, realizzo, questo personaggio, Tony Monte, un fantomatico, impresario, vulcanico, sentimentale, di origine siciliana, che attraversa un po' tutta la storia del jazz. E Tony Morten, tra l'altro, ti assomiglia parecchio. Beh, certo, perché sono stato la cavia, i disegni li ha realizzati mia moglie Silvana, e quindi inevitabilmente una sorta di alter ego, ecco. Ma io sono molto più bello di lui comunque. Eh beh, assolutamente. Senti, ho visto curiosando un po' sulla tua pagina Facebook, c'è la copertina perché diciamolo,
Questo progetto è un progetto appunto che vede la pubblicazione prossima di un libro, quindi con queste jazz story, le avventure di Tony Morten, e una curiosità, la copertina, come l'avete scelta la copertina? Allora, la copertina nasce naturalmente dai disegni di Silvana. E in copertina c'è Tony Morten e naturalmente il mio musicista preferito di tutti i musicisti del mondo, che è Charlie Parker. E la copertina viene fuori da un sondaggio fatto su Facebook, dove abbiamo ricevuto tantissime interazioni, ecco, come dicono quelli moderni, molti feedback, ecco, come dicono quelli informati, e tutti hanno scelto, c'erano due copertine piuttosto simili, alla fine hanno scelto la seconda, la B, che è un po' più fumettesca, si può dire fumettesca, fumettata, ecco, perché in realtà poi Tony Morten è un personaggio che si muove, ecco, in uno scenario assolutamente e storicamente verificato. Ci sono mie ricerche veramente negli ultimi, non lo so, 10 anni perlomeno, però poi è chiaro che tutte le sue avventure si muovono in un contesto verosimile. La copertina appunto un po' più fumettata, anche un po' più stile giallo, noir, non so come dire, ma c'è qualcosa nel racconto poi che riporta a questo filone giallo? Perché il libro, il libro uscirà a maggio, ecco, quindi lo dico per tutti gli appassionati di musica, di jazz, di storia, di Charlie Parker. Segniamo maggio, sì, maggio se, come se. Data di uscita. Come, ripeti, scusami? No, dico, segniamocelo, cari amici telespettatori, segniamoci maggio, poi ci dirai anche la data precisa, noi la diremo in trasmissione quando saprai la data decisa precisa di uscita e di pubblicazione del libro, e noi daremo la notizia nelle nostre trasmissioni. Grazie. Dunque, il libro esce a maggio. La storia di Tony Morten è in realtà un giallo, un noir all'interno, insomma, di questa avventura che comincia alla fine dell'Ottocento e termina più o meno nel 1963, quando di lui si perdono tutte le tracce. All'interno c'è di tutto. Una storia del jazz, una storia dei contatti tra il jazz e la criminalità, una storia tra i contatti tra il jazz e i musicisti italiani nel periodo iniziale, quello di New Orleans, una storia del jazz tra New York, Chicago e Kansas City. E quindi è un libro nel quale succedono molte cose e ci sono insomma anche delle pagine piuttosto cruente, quindi è a metà tra una storia avventurosa e anche un finale giallo. Mi ha già incuriosito, appena esce io lo vado a prendere, ecco. Tra l'altro ti volevo chiedere, perché mi incuriosisce, no? Il jazz, come hai detto tu, è uno stile musicale, che incute anche timore, no? Sembra molto complicato, poco comprensibile, ma in realtà ha, come tutta la musica forse, ha un'origine poi popolare, quindi, no? Dovrebbe essere in realtà molto vicino a quello che è la comune percezione e fruizione della musica. Perché c'è secondo te questo un po' questa... Perché il jazz si trasforma. Il jazz si trasforma potentemente, violentemente, la musica che si trasforma più velocemente di tutti gli altri generi in un tempo brevissimo. Se tu pensi che il jazz primigenio, quindi quello di New Orleans, poi si divide subito tra la fine dell'Ottocento, i primi 20 anni del Novecento, fino al 1917, subito in due generi, cioè il Dixieland e il New Orleans. Il New Orleans e il Dixieland sono più o meno la stessa musica, solo che il New Orleans è inteso quando è suonata dai neri, il Dixieland quello suonata dai bianchi. Quindi parliamo, giusto per intenderci, della musica che parte da Nick La Rocca e arriva a Louis Armstrong. E guarda, una cosa te la voglio raccontare. Devi sapere che il jazz ha molto a che fare con l'Italia e anche tantissimo con l'Abruzzo e con il Molise. Quindi lo dico, voi abruzzesi, voi molisani... Sì, allora ce lo devi proprio raccontare. Guarda, tra i musicisti di jazz più importanti della storia del jazz c'è un signore che si chiama Salvatore Massaro, che è di Monteroduni, in provincia di
Isernia, che poi viene naturalizzato, è chiamato Eddie Lang. Eddie Lang è uno dei padri della chitarra jazz, insieme a Eddie Durham e Charlie Christian. Parliamo di un musicista di livello mondiale che nasce dalle vostre parti. Quindi, come lui, tantissimi musicisti. Il primo disco di jazz viene registrato nel 1917 da Nick LaRocca. Nick LaRocca con la New Orleans Dixieland Jazz Band. Quindi Nick LaRocca, musicista di origine siciliana, insieme con Tony Sbarbaro, anche lui batterista siciliano. Quindi il jazz e i musicisti e l'Italia sono fortemente imparentati. È chiaro che la musica di Nick LaRocca, di Eddie Lang, di Salvatore Massaro è completamente diversa, ecco, rispetto poi agli altri stili che si sono succeduti, che diventano via via sempre più difficili, più complicati, a cominciare dal bebop. Il bebop è la musica degli anni 40, cioè quando i musicisti di fila delle orchestre di Count Basie, di Benny Goodman, di tanti altri di quel periodo, quando dopo avete suonato, ecco, con le grandi orchestre, dell'orchestra di Duke Ellington, finito il lavoro di fila, andavano nei jazz club e si confrontavano, complicandosi la vita, quindi facendo una musica via via sempre più complessa da ascoltare. Poi dagli anni 60, 70 in poi, dall'hard bop fino al free jazz, entriamo in un mondo completamente differente. Poi arriva il jazz elettronico, il jazz elettrico, Chick Corea, Keith Jarrett, insomma entriamo in altri ambiti. Quindi quando si parla di jazz è una musica molto molto complessa, non ci si può riferire ad un unico stile, ma a un ventaglio di stili, di musica e di persone. Lino, allora, seguendo le tue mille attività, io vorrei parlare anche a questo punto invece di un altro lavoro che stai portando avanti, molto interessante, fuori standard, questo reading musicale. Allora, quest'estate riprendo, dopo un periodo del quale mi sono concentrato, ecco, da un lato alle cose della televisione che erano rimaste un po' indietro nel corso degli ultimi 30 anni, perché poi ho ripreso a fare un programma televisivo veramente dopo tantissimo tempo, e quindi gli ho dedicato un periodo che era quello dell'anno scorso e poi la scrittura del libro. Quest'anno riprendo finalmente, anzi abbiamo già ripreso nei mesi scorsi, abbiamo debuttato al Terese Jazz Festival, questo reading sul jazz che si chiama Fuori Standard. Guarda, io ho la fortuna di suonare, di essere accompagnato nel corso della mia vita, di essere stato accompagnato, di essere tuttora accompagnato nel corso della mia vita veramente da musicisti straordinari. E tra questi, guarda, mi vengono in mente Richard Galliano, il Solis String Quartet, Franco Ambrosetti, che non vedo da molto tempo, che è uno dei trombettisti più importanti della storia del jazz, con il quale ho avuto l'onore di suonare. I napoletani, Marco Zurzo ed altri, e lo stesso Tony Monten, fatto all'Auditorium Parco della Musica con Rosario Giuliani e Pietro Lussu, due musicisti di livello internazionale, e ho la fortuna di collaborare con Pietro Condorelli. Pietro Condorelli è un chitarrista fantastico, insegna chitarra jazz al Conservatorio di San Pietro a Maiella di Napoli, e insieme siamo immischiati nella passione per il jazz, e quindi abbiamo messo su questo reading del quale sono accompagnato da un quartetto con altri musicisti fantastici, cioè Antonio Natale, insomma su una serie di musicisti, Gianni D'Argenzio, che è un sassofonista meraviglioso, insomma devo dire Flavio da Piran, ecco, un trombettista che ho scoperto ultimamente, Flavio da Piran, un trombettista meraviglioso. Quindi un reading sul jazz, ma non solo sul jazz, anche sui contatti tra il jazz e la canzone italiana. Quindi come arriva il jazz in Italia negli anni 20, negli anni 30, negli anni 40, sino all'esperienza dei cantautori come Paolo Conte, Bruscaglione prima, e Gabriele Iannacci, che sono per me due punti di riferimento importanti della musica d'autore per l'importanza dei testi. Quindi un lavoro nel quale io racconterò storie che vanno da Charlie Parker a Chico Buarque e Gio Landa, sino ad arrivare a Paolo Conte. Beh, insomma, uno spettacolo da gustare con tanti sensi. Ma io spero di averlo fatto anche da voi in Abruzzo. Assolutamente. E quando verrai, sicuramente verrai in Abruzzo, verrò assolutamente ad ascoltarvi. Grazie. Posso adesso, guarda, però viro un attimo sul personale.
Ma lì vicino a te c'è Camilla per caso? C'è Camilla, sta lì, vuoi venire qua Camilla? Vieni, vieni, te la faccio vedere. Vieni, vieni, vieni qua, dammi questa. Vieni, 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 eccola qui. Vieni, 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 vieni. Scappata, scappata. Camilla, guarda, è una trovatella, l'abbiamo trovata 2 anni fa e adesso è il comandante di casa, quindi ci sono Di delle sere casa. nelle quali noi torniamo a casa dopo il lavoro, dopo gli spettacoli, nei quali abbiamo, magari non abbiamo cucinato, non c'è niente, quindi magari noi scatoletta di tonno, Camilla c'ha sempre un filetto pronto, quindi io dico vorrei Sempre il fare la vita di suo. Camilla. Vogliamo essere tutti Camilla, ecco. So che te la porti a teatro, la porti ovunque, lei è ormai proprio parte della tua vita lavorativa e familiare. La conoscono tutti i musicisti, i direttori di teatro, infatti quando qualche volta mi è dove Camilla, vabbè, ma dateci a parlare pure a noi, voglio dire. Va bene, grazie mille Lino, grazie a ti voi di tutto ringrazio per e buon questa. lavoro. Grazie, grazie, buon lavoro a te, di lavori ne hai tanti, tra l'altro tutti in work in progress, direi, e ti ringrazio per la tua splendida disponibilità e ti aspetto presto di nuovo per Grazie. annunciarci e nuovi progetti, nuovi lavori qui a Di Pomeriggio. Nel frattempo, siccome sei sempre con noi ogni settimana, io lancio una nuova puntata di Volpe alla caccia e noi ci salutiamo. Ciao Lino. Alla prossima.